Ciao a tutti, mi chiamo Alberto e oggi faremo insieme cinnamon rolls. Per questa ricetta ci servirà farina, latte, burro, lievito, uova e zucchero. Adesso mescoliamo il latte, il lievito, il burro, lo zucchero e due uova. Adesso mescoliamo poco a poco la farina per ottenere un impasto morbido e soffice. Mettiamo un po' di farina sul tavolo, appoggiamo l'impasto sulla farina e cominciamo a formare un pannetto. Lo mettiamo in una ciotola e lo lasciamo lievitare coperto per circa 2 ore. Dopo 2 ore stendiamo l'impasto in una sfoglia rettangolare. È più facile se abbiamo un mattarello. Metti nella ciotola il burro, lo zucchero di canna e la cannella. Mescolare per ottenere una crema morbida. Spalmare sopra l'impasto la crema al burro ottenuta. Dopo rotoliamo l'impasto. Tagliate il rotolo a fette di circa 4 cm e disporle su una vaschetta di alluminio e lasciare lievitare per circa 1 ora. Infornare in forno preriscaldato statico a 190 gradi. Dopo mettiamo nella ciotola il burro, il Philadelphia e lo zucchero a velo. Mescolare. Utilizzare la glassa per decorare i cinnamon rolls prima di servirli. È arrivato il momento di assaggiare.